questo ciclo di questa conferenza che fa parte di un ciclo di 5 incontri che abbiamo organizzato in occasione dell'esposizione temporanea che stiamo ospitando al museo relativa ai dinosauri, che si intitola Dinosauri, Predatori e Prede, e che sarà ospitato al museo fino al 16 di settembre. Questo è il terzo incontro del ciclo e oggi sarà con noi e ci parlerà Alberto Collareta, che è un giovane ricercatore dell'Università di Pisa, si occupa di vertebrati e oggi in particolare ci parlerà di dinosauri, dei nostri dinosauri, con riferimento a dei ponte alle tracce fossili del dinosauro. Quindi lascio parlare direttamente a Alberto. Dopo l'intervento di Alberto ci sarà Simone Farina, il curatore della sezione dei vertebrati del museo, che vi accompagnerà in visita alla sala dell'evoluzione del Monte Pisano, quindi andrete a vedere la ricostruzione dell'ambiente del Triassico e poi sarà possibile visitare liberamente l'esposizione, la mostra temporanea sui dinosauri. Dopodiché, se avete voglia di fermarvi a fare due chiacchiere in compagnia, abbiamo un po' di tè e pasticcini. Visto che non siamo tantissimi, forse possiamo usare il microfono. Sembra che si sia. Allora, cominciamo così. Tantissimi paleontologi della seconda d'Italia hanno a che fare con fossili che sono estremamente recenti, in accordo alla storia lunga e travagliata della vita sul pianeta. E quindi trovarsi in un ecosistema del Triassico, un ecosistema di 230 milioni di anni fa, richiede un grande sforzo di fantasia e di soprattutto di elasticità mentale. In effetti, chi studia il record quaternario paleogenico, cioè il record fossile degli ultimi milioni di anni, poche decine di milioni di anni, ha in qualche modo gioco facile, gioco obbligato nel applicare in maniera rigorosa i principi dell'attualismo, andando a riconoscere forme moderne, forme molto simili a quelle attuali, e estendendo così ciò che conosciamo molto bene degli ecosistemi e degli organismi presenti in un passato che non è poi così tanto remoto. Molto differente la situazione se ci spostiamo qualche centinaia di milioni di anni nel passato geologico. Abbiamo a che fare con organismi che non hanno analoghi o discendenti attuali ben definiti, con una geografia che è assolutamente altra da quella moderna e così via. Ecco, in questo contesto di altamente speculativo che ci troviamo, se affrontiamo il problema del Triassico del Monte Pisano. In realtà, volendo relativizzare ancora, siamo comunque in un passato piuttosto recente del nostro pianeta. Ascoltando la storia della Terra a una giornata di 24 ore, il Triassico superiore andrebbe a cadere alle verso le 11:10 di sera, quindi già viene alla fine della giornata del pianeta. Dove stiamo? Abbiamo buttato qui, per caso, no? C'è la freccia, sì, perfetto. Allora, dove stiamo? Dove andiamo a cadere nel tempo geologico in questa rete di ghiacciolata? Andiamo a cadere nel Triassico superiore. Questo schema molto colorato che vedete è come i geologi schematizzano in maniera molto brutale il passato geologico del pianeta. E ognuno di questi strati corrisponde a un periodo, ovvero a un pacco di strati, un insieme di rocce che si sono depositate in un certo periodo passato del tempo. L'attuale strato a sinistra, dobbiamo percorrere una colonna in mezzo fino a cadere nel Cretaceo, fa circa 235-227 milioni di anni fa, per ricostruire gli scenari dinosauriani del Monte Pisano. Il Triassico è un periodo chiave nella strutturazione degli ecosistemi
continentali, soprattutto moderne. Segue immediatamente la più grande e catastrofica estinzione di massa registrata tra quel fossile del nostro pianeta, l'estinzione del fine Permiano, che ha visto la scomparsa più o meno di 20 anni del 70% di famiglie presenti sul nostro pianeta a fine Permiano, e un reset quasi completo della struttura ecologica degli ecosistemi sia marini che terrestri. Dunque, questa è la paleogeografia del Triassico superiore, una paleogeografia estremamente diversa da quella attuale, dove si riconosce una massa continentale principale, seppure via di una migrazione, una massa continentale che si era formata nella parte terminale dell'era precedente, il Paleozoico, basso con il nome di Pangea, e che già nel Triassico, all'inizio dell'era di mezzo, il Mesozoico, nel Triassico andava a scomporsi in due masse continentali principali, una massa meridionale, vediamo se si riesce, con Van Diemen, e una massa settentrionale assai più articolata, la massa di Van Diemen. Queste masse continentali erano circondate da un oceano globale sostanzialmente continuo e che mancava della popolazione in grandi bacini dell'oceano globale più alto. In questo schermo possiamo andare a riconoscere i profili di quelle che diventeranno le masse continentali attuali. Nella Pangea, via di sminamento del Triassico Tardo. Già vediamo come Gondwana sia costituito da quello che diventeranno poi Sud America, l'Africa, l'India, l'Antartide e l'Oceania. Non è il primo continente che si è costituito e poi si è sminamento in Pangea. Abbiamo evidenze ancora più antiche di episodi, eventi geologici del genere. Ma quello su cui mi soffermerei ora sono queste didascalie che ci indicano la posizione degli strati tipo del Triassico superiore. In particolare, radini e carboni sono nomi che ci richiamano toponimi alpini, in particolare le Alpi Cariche, e come vedete si pongono esattamente laddove Gondwana e le masse continentali che abbiamo spero settentrionali sono in via di separazione, di divisione, nelle basse latitudini, in una sorta di zona continentale che si in via di separazione dalle masse del Mediterraneo, che va sotto il nome di Adria, fino di Adria o Apulia. Questo vedremo sarà poi lo scenario della nostra investigazione di oggi e soprattutto uno scenario fondamentale per costruire la paleogeografia di tutto il Mesozoico, come probabilmente avrà anche esplorato il professor Nandini nel suo intervento di qualche settimana fa. Dunque, la strutturazione geografica delle masse continentali del Triassico superiore aveva un influsso fondamentale sul clima, che era sostanzialmente un clima caldo, generalmente umido, anche se abbiamo alternanza di episodi aridi e di episodi pluviali, era un mondo sostanzialmente privo di regioni polari. Il Triassico in particolare è l'unico periodo degli ultimi 500 milioni di anni di storia della Terra che non presenta alcuna evidenza di depositi di tipo glaciale, e i poli della Pangea erano sostanzialmente a clima monsonico e occupati da foreste pluviali, mentre le basse latitudini vedevano delle fasce desertiche. Il tesoro di anidride carbonica dell'atmosfera triassica è molto elevato, estremamente più elevato di quello che si registra attualmente.
le fame che uscivano dall'estinzione catastrofica del fine Gregoriano usavano una mix piuttosto interessante di elementi derivati in qualche modo ereditati dalle fame paleozoiche e di elementi nuovi. In particolare per fare un discorso su vertebrati, non i vertebrati marini, arrivavano già forme di pesci cartilagini, come questo senacantiforme. Come vedete, si tratta di uno squalo primitivo dal dorso molto allungato, ricco di spine cefaliche poste in prossimità delle pinne, appartenente a una linea evolutiva oggi completamente estinta di pesci cartilagini. Ne potete vedere un bel esemplare molto bello, storico, nella galleria storica del nostro museo, quindi a poche decine di metri da qui, di Corvus Mediterraneus. E soprattutto rimane caratterizzati dalla presenza e dalla diffusione, dal successo dei rettili marini, che in qualche modo costituivano l'analogo dei nostri, degli attuali cetacei, pinniferi e sirene. Rettili marini completamente svincolati dall'ambiente terrestre, come questo ittiosauro italiano, capace di partorire in mare, quindi completamente svincolati per il loro intero ciclo vitale dall'ambiente continentale, e forme dalla vita e dallo stile di vita più o meno acquaticizzato, anfibiano per così dire, come il Canistropeus, oppure i notosauri, che in qualche modo potevano richiamare i pinniferi nel loro stile di vita. La recitazione era assai simile a quella che siamo abituati ad osservare oggi, dominata dalle graminacee e dalle piante con fiori, linee che erano completamente assenti. Piante più tipiche di questo periodo sono in qualche modo associate agli attuali episeti, a conifere primitive come la raccaria e a piante con spore come le felci attuali. Infine, i vertebrati terrestri. Non solo dinosauri, anzi, all'inizio della classe superiore, per nulla dinosauri. Erano molto, come dire, di successo, invece, una linea di rettili, in senso lato, che ha lasciato come discendenti attuali i mammiferi. Si tratta di sinapsi, di rettili mammaliani, che avevano avuto un periodo di maggiore splendore e maggiore diversificazione del Permiano, erano usciti in malo modo dall'estinzione fine Permiano, ma cominciavano a riprendere il controllo delle terre emerse. Si tratta di grandi animali dall'aspetto mammaliforme, alcuni dei quali erano già dotati probabilmente di una sola tecnologia, molti dei quali sono i principali responsabili delle associazioni ad orme fossile che ritroviamo nel Triassico superiore. I vertebrati cominciano per la prima volta a colonizzare i cieli, abbiamo i primi pterosauri, delle forme di dimensioni molto piccole, che derivano da una linea evolutiva molto, molto prossima a quella che ha generato il genere di dinosauri. Abbiamo una serie di arcosauri, di crocodazzi, forme più o meno simili ai coccodrilli attuali, molti dei quali però caratterizzati da una postura di tipo già derivato, già eretto, una sorprendente diversità di pernoscondili, ovvero gli anfibi di grandi dimensioni, in gran parte protagonisti degli ecosistemi pienamente continentali, che ritornavano abitando in zone umide e ritornavano all'acqua per la riproduzione. Anche questi avevano vissuto il loro momento di gloria nel Permiano, ma dopo l'estinzione di fine Permiano tornavano con nuove linee evolutive a colonizzare gli animali continentali. Infine abbiamo questo, in alto a destra, queste sirene simili a un toporano,
è un volcanucolo, un animaletto di poco più di 10 cm di lunghezza, che è interpretato come uno dei primi rappresentanti dei mammiferi nel senso stretto. Sono ancora rarissimi i mammiferi, i veri mammiferi nel senso cosiddetto, ma presto diventeranno, rimpiazzeranno tutti, diciamo, la vasta gamma di rettili mammaliani che popolavano il continente e diventeranno gli unici rappresentanti di Sinazzi. Infine i dinosauri. Pochi dinosauri del Triassico superiore, questa linea evolutiva compare intorno ai 230 milioni di anni fa, sono molto lontani dai giganti che conosciamo meglio e che rappresentano le forme di dinosauri più iconiche. Si tratta in generale di rettili viperi di dimensioni molto limitate, che sono definiti per una serie di innovazioni di caratteri derivati degli alberi, soprattutto degli alberi posteriori, che permettono una rettiliantilia funzionale e un sostanziale, sostanziale innovazione in senso funzionale. È molto fumosa la sistematica di queste forme di dinosauri primitivi. A titolo di esempio, qualche giorno fa cercavo il Pisanzao, che per tanti anni è stato considerato la prima forma certa di dinosauro, e ancora oggi si trovano pareri molto discordanti in letteratura su come poteva apparire questa forma, quali sono le vere affinità genetiche, e costruite, come vedete, in due modi molto diversi, un viper di piccole dimensioni, già simile ai teropodi, ai dinosauri carnivori del Giurassico e del Cretaceo, oppure a un pulcino, un uccello attuale, oppure come un quadrupede, non un quadrupede, in questa ricostruzione, che vedete non come dinosauro, ma come rappresentante di una delle innumerevoli linee parallele, in questo caso rappresentante dei sinodali. Questi sono animali di dimensione molto ridotte, di qualche decina di centimetri di lunghezza totale. I dinosauri compaiono appunto intorno a 230 milioni di anni fa, e quando compaiono sono rarissimi, sia nelle associazioni maimonotiche, sia nelle associazioni scheletriche, che rappresentano il 3-5% delle fauna, degli elementi fauristici. In un tempo rapidissimo acquistano in qualche modo il monopolio delle associazioni invertebrati continentali, e intorno a 220 milioni di anni fa già compongono l'80% circa delle associazioni continentali. Non è chiaro come si siano imposti dinosauri a scapito di un grandissimo numero di possibili competitori che non hanno evidenti svantaggi dal punto di vista funzionale. Questo è un argomento che è stato dibattuto violentemente negli ultimi 40-50 anni. Proprio due giorni fa è uscito un lavoro che, sulla base proprio del record delle leone, correla la comparsa e la formazione dei dinosauri con un evento pluviale conosciuto in una fettina del Carnico, quel periodo della storia della Terra che comprende anche i depositi dei giacimenti al fronte del Monte Misano. Ma in realtà nessuno si azzarda a tirare conclusioni se effettivamente l'imposizione dei dinosauri come forma standard per uso dell'arte terrestre del Mesozoico sia dovuta a un vantaggio, a una superiorità, quindi a una superiorità, a una competizione biologica, oppure a una serie di fattori principalmente casuali. Torniamo, quindi cominciamo a focalizzarci sulla nostra area di studio. Ritorniamo in questa placca continentale, la placca di albero,
che come vedete costituiva una sorta di tramonto dei territori volvaniani, in cui già si andava a prendere una sorta di linea di debolezza nella litosfera, che avrebbe poi portato all'apertura di un bacino cerchio. La spina dorsale del massiccio dei Monti Pisani è costituita da tre unità tettoniche riconducibili al margine continentale, quindi alle tre pagine esterne di questo microcontinente Agade. In particolare, due unità tettoniche rappresentate sul Monte Pisano vedono la presenza di un pacco di depositi stratati triassici, molto spesso affiorante su tutto il massiccio, al di sopra di un basamento paleozoico costituito da terreni, da rocce che registrano una deformazione, una fase orogenetica ancora precedente, una fase orogenetica recidica, che è quella che fu responsabile dell'assemblamento della Pangea. Questi strati triassici sono costituiti da rocce sedimentarie, cioè rocce sedimentarie derivanti dalla disgregazione di rocce preesistenti, riferibili a un ambiente costituzionale di tipo principalmente fluviale. Molti ambienti sono rappresentati in successione in questa sequenza triassica. Si parte da depositi di materiale molto personale, quindi 18 grandi dimensioni, che rappresentano un'alta valle fluviale, i depositi a ciottoli che potranno trovare in un fiume che incide la montagna prima di essere giunto alla pianta prima. Abbiamo depositi di alecchi e in fondo alla successione, nei termini più giovani della successione, abbiamo un ambiente che vede una piana altezza in cui si articolano già sedimenti di tipo continentale con sedimenti riferibili ad alcuni terreni costieri e quindi transizionare tra un ambiente continentale e un ambiente di tipo. Ora, questi depositi appoggiano, come detto, su terreni molto più antichi, paleozoici, alcuni dei quali conservano importanti resti di fossili vegetali, soprattutto presso nella Valle del Guadalquivir, presso San Lorenzo a Bartoli, c'è un sito estremamente importante dal punto di vista paleobotanico, in cui depositi carboniferi, dunque correlabili, coerci con i depositi che in Inghilterra, nel nord dell'Europa, portano abbondante carbone, questi depositi locali portano invece dei livelli carbonici in cui sono abbondanti i resti di vegetali. Ora, il mancato riconoscimento di un gap, di uno iatus deposizionale tra questi depositi carboniferi e i successivi depositi triassici di parecchie decine di milioni di anni più giovani, ha causato in qualche modo un ampio dibattito nel corso dell'Ottocento e della prima metà del Novecento sull'età dei depositi del cosiddetto vero piano. Il riconoscimento invece di questa discontinuità stratigrafica importante ha permesso la sistemazione della stratigrafia dei Monti Pisani nella maniera in cui la conosciamo oggi. Dunque, sotto Verrocano va appunto l'intera sequenza sedimentaria triassica, sintoclastica, che è rappresentata sul Monte Pisano. L'età di questi depositi è una dei temi che ha più avvinto i geologi toscani nel corso della prima metà di tutto l'Ottocento e della prima metà del Novecento. In particolare,
l'osservazione delle rocce del Monte Pisano e la loro interpretazione come un'unica successione sedimentare continua comportava in qualche modo discrepanze fra quella che era la realtà ricavata dai depositi floristici del Carbonifero di San Lorenzo Broccoli e quella che era quella che invece era l'età inferibile dai depositi della parte alta del Verrocano, dove stanno le nostre impronte di Terrapoli insieme alle resti dei Molluschi. Negli anni 50, il professore di geologia di Pisa, di Via Traesa, ebbe l'intuizione che, come diciamo, di accogliere il suggerimento di alcuni autori precedenti, prendere in considerazione la possibilità di un mediato istituzionale della mancata posizione per decine e decine di millenni di sedimenti fra gli Carbonifero e il Triassico superiore e di interpretare questa mancata posizione come la testimonianza silenziosa delle fasi di formazione di una catena di nucleosa che poi veniva smantellata successivamente a partire dal Triassico e qui resti i sedimenti prodotti dalla disgregazione di questa catena ercinica molto antica andavano a costituire via la successione vera, la successione terrestre. E tutto questo avveniva in un contesto di smembramento e di erosione accelerata da una fase di smembramento della crosta terrestre che portava all'apertura di un bacino oceanico, anch'esso oggi scomparso, un bacino oceanico che si andava a impostare proprio ai margini della metà di altre. Dunque, le orme di Tetrapoli del Monte Pisano si fa riconoscere nella parte terminale, nella parte più alta della, diciamo, nella metà alta della successione dei Monti Pisani e in particolare le strade di Amiano che vanno sotto il nome di qualsiasi fiola zonale. Qualche anno fa, forse con le farina ci avevamo preso in busto di cercare di ricostruire un po' Spagna l'ambiente delle posizioni di qualsiasi fiola zonale a partire da un sito molto interessante, molto curioso che si trova immediatamente a Monte di Amiano, la cava Amiano. Osserviamo cosa si può osservare una quarantina di minuti di escursione. Innanzitutto l'alternanza, non so se è evidente, tra bande di sedimento di colore diverso che testimoniano diverse granulometrie, ma diversa natura diciamo, del materiale che si deponeva. Riformandosi queste increspature molto belle, ci sono superfici di strato molto belle in realtà. Queste increspature che testimoniano l'azione di una corrente di fondo su un bacino, in un bacino di acque poco profonde, ma normalmente continua come possiamo osservare per esempio in una spiaggia quando la marea si ritira e viene allo scoperto il fondale rimane molto, molto basso. Alcune di queste hanno delle sottostrutture piuttosto interessanti, come per testimoniare l'esistenza di pozze, di piccoli acquiferi abbastanza effimeri in cui si andavano costituendo dei film algali, dei film microbi sul substrato in condizioni di sostanziale calma e povera ossigenazione nel fondo. Qua non si vede molto bene, forse qua si vede meglio, ci sono delle strutture che richiamano la visione dei canali, di incido, i canali che si formano continuamente a medida che effimera, vanno a incidere una morfologia preesistente. Abbiamo infine delle altre indicazioni della presenza almeno saltuaria delle condizioni marine. Come queste controimpronte di soli di Rothmans, ovvero controimpronte di riempimento di soli causati
dal trascinamento di oggetti, di ciottoli accumulati ad diretto contatto con il fondale, ad opera del connettime. Quindi un'alternanza di oppure la coesistenza in un'area piuttosto limitata di condizioni marine marginali e di condizioni di continentali, per così dire. L'ambiente ne deriva non solo da queste poche osservazioni, ma da un numero di osservazioni, una grande diversità di strutture sedimentali, è un ambiente di chiama altizia, molto avanzata, in degradazione, ai piedi di una catena montuosa di erosione, che ospitava una grande varietà di microambienti, in cui si verificavano le condizioni migliori per la conservazione delle tracce di acqua. Come si formano le tracce, l'abbiamo ben presente tutti. La conservazione di una traccia è qualcosa che richiede condizioni un po' particolari, serve una certa cronometria del sedimento. Spesso le sabbie non sono il sedimento migliore, almeno le sabbie costanate, perché non le producono fedelmente la geometria di un piede. Serve un tenore, un contenuto in acqua che non sia troppo abbondante, altrimenti di fronte non si conserva e collassa l'oggetto che la imprime non c'è più. Ovviamente non è buona la sabbia secca per imprimere l'impronta, e soprattutto serve una condizione ideale per quanto riguarda la conservazione dell'impronta. È necessario che l'impronta si secchi rapidamente una volta che impressa, dopodiché bisogna che un evento improvviso in qualche modo ricorra questa impronta e la sigilli con un altro strato stratovello di sedimento che faccia in qualche modo. In questo modo sono molte le testimonianze che una sola pedana può lasciare nel record fossile. Non solo l'impronta in sé per sé, ma anche una sola impronta che viene impressa non in diretto contatto con il piede, ma con gli strati leggermente sottostanti, e la conseguenza che è il campo naturale che viene formato dallo stratovello che si gira. Le impronte sono state a molto lungo neglette nel campo paleontologico, in realtà offrono informazioni estremamente interessanti del paleontologo, che sono complementari a quelle dei resti scheletrici. Infatti, mentre i resti scheletrici ci offrono un quadro limitato, ma veritiero sull'anatomia degli antichi organismi, le impronte ci offrono un'informazione di tipo paleontologico, perché rappresenta il prodotto dell'attività, del comportamento di un organismo che interagisce con il substrato. Ovviamente la sfortuna di lavorare con le impronte è la difficoltà nel rintracciare in maniera unica il facciale, cioè l'organismo che imprime l'impronta, per cui l'identità di questo, dell'autore dell'impronta, rimane spesso speculativa. È stata, diciamo, l'intuizione che ha fondato la tecnologia moderna, cioè il moderno studio dell'impronta, è stata quella di utilizzare non una tassonomia zoologica per determinare un'impronta, o un'impronta di un buco, l'impronta di un cane, l'impronta di un tiranosauro, eccetera, ma una paratassonomia, quindi una tassonomia artificiale che dà un nome esclusivamente alla forma che viene impressa nel substrato, senza invocare una paternità specifica per l'impronta, che è qualcosa che può variare, è variato tantissimo, diciamo, nel corso di decenni e di secoli di ricerche. Per citare i grandi nomi della paleontologia, un internazionale, Edward Hitchcock, che era un pastore congregazionalista del 1800 negli Stati Uniti, era sostanzialmente un fissista, un creazionista, e questo suo preconcetto, l'idea
un grosso vantaggio quando venne a studiare orme di teropodi, di dinosauri carnivori, tipicamente pterodattile, e si imputò che dovevano essere in fronte di grandi uccelli. E con 2 secoli, un secolo e mezzo di anticipo, ebbe ragione. E a destra invece c'è Giuseppe Leonardi, è un italiano ormai abbondantemente in età, che sostanzialmente ha scritto per decenni la storia dell'etnologia delle terrate in 3 continenti, Europa, America, meridionale e Africa. E è stato anche uno degli ultimi a lavorare sulle orme in molti disegni. Orme che troviamo soprattutto in tutto il massiccio, ma soprattutto sul versante sull'occidentale dello stesso, in prossimità di Agnano. Le più belle stanno in siti più o meno localizzati tra la cava di Agnano e il Monte Termineto. Questa ignofauna, questa associazione che venne la prima studiata, segnalata negli anni 80 dell'Ottocento, i primi studi sistematici sono quelli di Tommaso Fucini. L'unico studio complessivo sull'associazione è uno studio fatto da Fucini negli anni 40 del Novecento, dopodiché sono seguiti soltanto studi puntuali. Dunque è un'associazione che avrebbe bisogno di una revisione complessiva, perché molte delle interpretazioni e delle caratterizzazioni fatte da Fonin oggi forse non reggerebbero più, diciamo, non sarebbero più al passo di me. Questa foto rappresenta la regina, per così dire, dei tetrapodi del Monte di Siano. Non è molto facile indovinare cosa di un'altra stila. Sta qua. È un'impronta tipicamente pterodattila, è il logotipo della specie Celurosauritmus toscanus, conservata presso il Museo di Storia Naturale di Firenze. E per molti decenni, per quasi 50 anni, questa piccola impronta di 6-7 cm di lunghezza è stata rappresentata l'unica evidenza di passaggio dei dinosauri in territorio italiano. Von Hühne molto probabilmente sbaglia a raffigurare l'impronta di Celurosauritmus toscanus. Posizionò male il secondo libro. Nella revisione in primavera di notte l'impronta assume un altro aspetto rispetto a quello che viene riportato alla fine. Abbiamo un'impronta tipicamente pterodattila, con un terzo dito centrale molto molto allungato, con un'impronta simmetrica. Diciamo, la descrizione, soprattutto le figure, le illustrazioni di Von Hühne hanno creato una tradizione per cui il genere Celurosauritmus fiorito in tutto nella letteratura successiva, e molto probabilmente però è la mano, perché la reale geometria dell'ordine di questa volta è in realtà una forma unicamente con la corte, niente che non è un etnogenere definito da Hitchcock tra l'altro, e è perfettamente compatibile con i fronte note da depositi di età corretta, la stessa età, che riferiti a paleodinosauri, come Verasaurus, o Teratopodi, come Celophysis o Proconsognathus. L'autore di questi orme era un piccolo dinosauro, no? Come quelli che abbiamo visto prima, bipede, molto probabilmente un dinosauro carnivoro, teropode molto simile a un teropode, di una lunghezza intorno a un metro e mezzo, e pesava soltanto qualche chilogrammo. Il grosso dell'associazione a tracce di molti disegni però non è costituita da impronte di dinosauri, quanto piuttosto da impronte di altri rettili o patronati. Una delle forme sicuramente più comuni, più caratteristiche di questa associazione
Lincosauroides. Lincosauroides, come vedete, è una manina di un paio di centimetri di lunghezza, fine creolico, genere Lincocephalicus, ma probabilmente non vi sono differenze tra i due. Si tratta di una fronte tipicamente pentadattile, in cui il quincolito, quindi il miglio, se così dire, è fortemente divergente, la lunghezza delle dita cresce dal primo al quarto dito, e sono impronte perfettamente compatibili con quelle di un organismo simile a una piccola lucertola, la cervideo, viene ricordato in letteratura. Quella a sinistra è una ricostruzione del probabile magnetica di Lincosauroides. Bisogna dire che Fortuna non era andato molto lontano con la sua interpretazione, infatti proponeva che queste forme e queste orme fossero prodotte dal passaggio di un rincocefalosauro, quindi un parente più o meno stretto delle lucertole attuali, oggi è rappresentato soltanto da un unico genere, il quadrata dell'oceano. Ancora abbiamo forme piuttosto simili a quelle che abbiamo appena visto, riferite all'idrogeno del cartolofondo Plum, si differenziano da Lincosauroides per una minore divergenza nella lunghezza delle dita, le dita sono più simili tra loro in lunghezza, sono più tozze e vi è anche una minore divergenza del dito. Questo è l'aspetto che poteva avere l'autore di queste impronte. È uno dei famosi vettini mammaliani di cui si parlava prima. Già in questa ricostruzione è rappresentata con abbozzi di una pelude, un terrazzo, probabilmente di piccole dimensioni. Anche questo animale doveva essere, questo organismo doveva essere assai abbondante nello scenario triassico del Monte Milano. Una novità che non è ancora stata pubblicata. Rispetto al catalogo di Fortuna è rappresentata dalla scoperta di queste di due impronte riferite a un altro di un genere, di Cynodontibus. Sono impronte subcircolari, costituite da una specie di manina con dita molto dolce e pentadattile, chiaramente plantigrade. Tracce di piedi e mani sono molto difficilmente distinguibili, sono orme che sono abbastanza note dagli scenari triassici del Golvano, in Sud America, e sono riferite a piccole cinodonti. Anche qui vedete un esserino simile a un topodanno, e siamo abbastanza contenti di questa nuova scoperta perché aggiunge in qualche modo un elemento al bestiario triassico dei Monti Pisani. Passando le pernacchie, si passa alle impronte riferite al genere Chirotherium. Cioè bestia mamma. Come vedete le impronte, questo è il caso di un esempio dell'Inghilterra, le impronte ricordano in qualche modo quelle di una mamma umana, tant'è vero che all'inizio dell'Ottocento erano state attribuite al passaggio di una scimmia che camminava con le gambe incrociate, infatti i pollici, come venivano interpretati allora, stanno verso l'esterno, diciamo. In realtà quello che veniva interpretato come pollice è in realtà il quinto dito, che anche in questo caso divergente, di una mano, o meglio di un piede in questi casi. Si tratta di piste quando sono organizzate in più di un'impronta, tipicamente quadrupedi. Già Lyell si era interessato, il grande geologo, autore dei Principles of Geology, si era interessato di queste impronte e aveva proposto questo meccanismo di formazione. Lui le aveva attribuite a quei grandi archivi termospondili che erano, diciamo, già noti dai giacimenti dell'Europa centrale e della Gran Bretagna.
Oggi nella località tipo di Chieratempo esiste un monumento all'autore delle ore di Chieratempo, dove più modernamente il far credere di Chieratempo è rappresentato come uno pseudosurdo per la danza, ovvero una di quelle forme simili agli attuali coccodrilli che però già, seppur quasi giovani, mantenevano una postura semelenta, più simile a quella che riscontriamo nei mammiferi quadrupedi attuali rispetto che nei coccodrilli o nei macerati attuali. Infine, l'ultimo elemento elencato da Fomine è Tecnontinus, una impronta particolarmente bella è riportata nel catalogo di questo autore tedesco, addirittura la conservazione rimane tanto che alcune pensano di poter vedere le singole papille termiche del fondo del piede di questi Tecnontinus. Originariamente erano riferiti ai generici Tecolonti, queste impronte. Tecolonti era un nome, una categoria in cui finivano tutti i rettili di grande dimensione che in qualche modo non erano dinosauri, non erano pterosauri e non erano coccodrilli. Oggi sembra che queste forme siano più specificamente riferibili al Tecolonti di tipo Ornithosuchus. Ornithosuchus è il vero protagonista, diciamo, il vero predatore apicale degli ecosistemi del Triassico Catalano. Non è un dinosauro, appunto, una forma più simile al coccodrillo, in qualche modo una di quelle forme che scomparirà con la definitiva affermazione del dinosauro nel primo Giurassico. Non si può parlare del Monte Pisano senza fare un cenno al sito di Monte Marcello vicino alla Spezia. È stato il terzo sito dinosauriano d'Italia a venire individuato, il sito di Monte Pisano e Monte Penne in Veneto. Anche alla Spezia, le impronte di tetracoli le ritroviamo in sedimenti analoghi a quelli del vero di Monte Pisano. Anche qui siamo in un contesto di piana vegetizia. L'icnofauna del Monte Marcello è un'icnofauna che ha una composizione diversa rispetto a quella del Monte Pisano, che è dominata da questa serie di dinosauri. Abbiamo almeno tre forme diverse di dinosauri, tra cui il Dilophosaurus, dimensioni già piuttosto ingenti, un ornitischio basale, quindi una di quelle forme che poi originano il grosso dei dinosauri erbivori del Giurassico del Cretaceo, e infine un piccolo teropode basale. Abbiamo almeno due tecodonti sul stesso lato, quindi forme più simili ai coccodrilli attuali, tra cui sempre possibile riconoscere un etosauro, una forma di grande erbivoro cadenzato, e un ornitosuchide, un decodonte di tipo crocatazio, invece più assimilabile all'autore delle forme di tipo pierotempo. Un po' di magia i dinosauri del Monte Pisano l'hanno persa appunto alla fine degli anni 80, quando in un periodo veramente molto limitato, pochi anni, sono state individuate una grandissima quantità di siti di impronte, soprattutto nelle Italie dell'Orientale, ma anche in Puglia settentrionale e nel Lazio meridionale. Sicuramente sì, uno dei siti più spettacolari è il sito dei Latini di Marco, presso Rovereto, in Valle Gavina, dove affiorano letteralmente a bordo, a margine della autostrada, decine e decine di piste riferite ai dinosauri del Giurassico Superiore. Monte Belmetto è un altro esempio dalle Dolomiti venete
di associazione faunistica del Triassico Superiore, molto belli, che con i trovamenti sempre nuovi, sempre nuovi, sono le impronte del Cretaceo Superiore, quindi siamo già verso la fine del regno dei dinosauri dal nord della punta. Infine sono arrivati anche resti scheletrici. Una ventina di anni fa ha avuto la risonanza globale il ritrovamento di questo piccolo tiranosauride nel Cretaceo inferiore di Pietra Varosa. E piccolo tiranosauride descritto come un giovanile di genere nuovo, scipione, uno stato di osservazione veramente eccezionale grazie alla deposizione di questo scheletalino di mandiente anossi, probabilmente una colla, una pozza lacustre, che ha permesso addirittura la conservazione delle viscere, degli intestini in cui nelle cui spire si riconoscono ancora gli avanzi resti dell'ultimo pasto di questo pulcino di tiranosauro. Resta però, diciamo, il Siena, che abbiamo pochi chilometri da, abbiamo giusto a monte del museo, resta sicuramente di importanza storica, storico-scientifica fondamentale, sia per l'antichità delle prime ricerche e il ruolo che hanno avuto gli studi sul Bergamo nella comprensione attuale, diciamo, del ciclo orogenetico alpino, chiamiamolo quindi questo il Vertocano dei Monti Pisani, un riferimento internazionale per gli studi sia di carattere paleontologico che geologico, quindi senso l'altro.